Salve a tutti e benvenuti su OptoTube Channel. Questo è il video sul riflesso optocinetico, che è un altro dei movimenti oculari complessi. Il riflesso optocinetico viene anche detto nistagmo optocinetico ed è differente dal nistagmo patologico, sono due cose ben diverse. Il riflesso optocinetico interviene durante i movimenti o spostamenti lenti e prolungati del capo ed interviene come integrazione del riflesso vestibolo oculare. Perché questo? Perché il riflesso vestibolo oculare interviene durante i movimenti brevi ed improvvisi del capo, però poi va incontro ad un rapido adattamento, quindi al fine di mantenere una visione efficiente si serve qualcos'altro, e questo qualcos'altro è rappresentato dal riflesso optocinetico che interviene. Ha un periodo di latenza più alto rispetto al riflesso vestibolo oculare, e questo diciamo, è giustificato dalla complessità del riflesso optocinetico a livello del network neurale. Infatti le informazioni che arrivano ai nuclei oculomotori non arrivano solo dai nuclei vestibolari come nel riflesso vestibolo oculare, ma arrivano anche diciamo, dalla via dorsale e dalle aree visive. Quindi il riflesso optocinetico fa uso delle informazioni visive e quindi si crea questa sorta di doppia afferenza verso i nuclei oculomotori. Quindi se fa diciamo, uso dell'informazione visiva, non si potrà avere al buio, a meno che diciamo, non cerchiamo di visualizzare il target, e quindi diciamo, cerchiamo di attingere un'informazione visiva che possiamo dire virtuale. Siccome il riflesso optocinetico dipende dall'informazione visiva, allora se io praticamente vado ad utilizzare delle lenti oppure dei prismi, altererò questo riflesso, ma solo in un primo momento, perché poi c'è una proprietà neurobiologica di tutti i viventi che si chiama neuroplasticità, e consiste nella modificazione delle sinapsi in intensità, in complessità, e se ne creano addirittura anche di nuove, che consente, diciamo, l'adattamento. Questo adattamento in un certo periodo di tempo induce il ripristino delle normali condizioni in cui si svolge il riflesso optocinetico. Celebre è l'esperimento di Stratton, il quale praticamente utilizzò degli occhiali che montavano dei prismi e che li andavano a scombinare tantissimo praticamente il campo visivo. Infatti li invertivano il basso con l'alto e la destra con la sinistra, quindi potete immaginare come si trovava, diciamo, non a suo agio, diciamo, in un primo momento. Però dopo circa una settimana Stratton si adattò a questa nuova condizione visiva e recuperò un'efficiente abilità visuomotoria, quindi ha recuperato la coordinazione, l'abilità di compiere movimenti, e quindi questa è una delle prove ormai più conosciute dell'adattamento anche ad una nuova condizione visiva. Diciamo che a livello clinico il riflesso optocinetico si può testare attraverso il tamburo optocinetico, che è il test più conosciuto. È quello praticamente che vedete in figura. Si fa ruotare quel tamburo e mentre praticamente l'esaminato ha inizialmente la fissazione in un punto, lui quando il tamburo parte, inizia a ruotare, segue il tamburo visivamente, quindi con un movimento lento che sembra quasi un pursuit, e quando è al limite del tamburo praticamente compie un movimento rapido, e quindi inizia la fase rapida che con un saccadico lo riporta in fissazione primaria, e quindi si crea questo ciclo di fase lenta e fase rapida, che è lo stesso che possiamo notare ad esempio quando stiamo viaggiando, ad esempio in treno, in macchina, e guardiamo fuori dalla macchina, ad esempio al lato, il paesaggio che scorre, ci lasciamo dietro, e praticamente cosa facciamo? Seguiamo quel paesaggio, ad esempio il ciglio della strada, e quando siamo quindi al limite dell'abduzione, praticamente compiamo un movimento rapido, un saccadio che ci riporta in fissazione primaria e ci permette di ricompiere la fase lenta, e quindi c'è questo alternarsi di fase lenta e fase rapida.
Dunque, questo è il riflesso optocinetico e questo è il video per spiegare cosa è in grandi linee. Noi ci vediamo al prossimo video, bella optostatica.